Buongiorno a tutti. Direi che è la prima occasione oggi a Milano per spiegare un pochino la riforma del mercato del lavoro e quindi sono contenta di aver accettato l'invito di Marco Leonardi perché mi sembra che sia un'occasione importante. Milano è una città essenziale per la dinamica italiana, per l'economia italiana, ma anche anticipatrice qualche volta di sviluppi che riguardano il sociale e quindi credo che l'occasione qui sia davvero importante. Voi sapete anche che noi speriamo che la riforma sia approvata in tempi rapidi dalla Camera dopo che è già stata approvata dal Senato e questo sostanzialmente per due ragioni. Marco Leonardi chiedeva, è proprio necessario fare oggi una riforma del mercato del lavoro e la risposta noi pensiamo sia positiva. E non solo, ma lui diceva oggi viviamo un momento di recessione e quindi forse questo avrebbe dovuto indurci ad aspettare. Ma io credo che invece è proprio nel momento in cui le cose non vanno bene che bisogna, che i nodi vengono al pettine e bisogna cercare di risolverli. I nodi che vengono al pettine non sono tanto quelli della recessione. La recessione è in larga misura dovuta a eventi che sono al di fuori dell'economia italiana, ma la recessione si è innestata su un sentiero di lunga durata dell'economia italiana che era un sentiero di stagnazione se non di declino. Sono 15 anni e forse più che l'economia italiana cresce meno di quelle europee con le quali si confronta, per non parlare del confronto con le economie emergenti e con i paesi più dinamici. Allora la recessione aggrava la nostra situazione, ma rende anche più urgente l'adozione di quelle misure di riforma strutturale che possono far sì che noi riprendiamo un cammino di crescita che abbiamo abbandonato non dall'inizio della recessione, ma da ben prima. Questa è la cosa importante che fa rispondere in maniera positiva alla domanda che si è posto Marco Leonardi. E bisogna quindi chiarire subito che non è il fatto che noi adottiamo questa riforma perché ce lo chiede l'Europa, perché ce lo chiede la Commissione europea, perché ce lo chiedono le istituzioni internazionali. Quelli sono, diciamo, momenti di pressione, anche comprensibili, perché noi siamo una parte importante dell'Europa e ciò che succede in Italia ha ovviamente delle ripercussioni molto forti sullo scenario europeo, sull'euro in particolare, come moneta europea e come moneta internazionale, ma anche ha delle conseguenze importanti, direi, sul più generale scenario internazionale. Non è perché ce lo chiedono quindi gli altri, ma è perché lo dobbiamo a noi stessi. Questa è la cosa che dobbiamo capire. E lo dobbiamo a noi stessi esattamente per quelle ragioni che inducono molti a guardare con preoccupazione al futuro dei nostri giovani. Questo non è diventato solo un luogo comune. I giovani sono, diciamo, senza prospettive o con prospettive troppo limitate. Non è un luogo comune. È un qualcosa, il fatto che le prospettive dei giovani per la prima volta sembrano ridursi, anziché come avviene a superare quelle dei loro genitori o dei loro nonni, sembrano ridursi e quindi le riforme tutte debbono essere intese nel senso di ridare al paese e quindi ai suoi giovani una prospettiva di crescita.
Marco chiedeva anche come fare una riforma in situazioni molto difficili. La riforma, intanto voglio dire subito che diversamente da ciò che è stato fatto per la riforma del sistema pensionistico, il governo ha adottato per la riforma del mercato del lavoro il metodo del dialogo, del confronto con le parti sociali. Presidente Monti ha detto diverse volte il dialogo e il confronto non sono equivalenti alla concertazione. Il dialogo e il confronto sono capire i punti di vista altrui, confrontarsi con diciamo le priorità altrui, ma non è necessariamente concordare, equivalente a concordare le soluzioni. Il governo si assume la responsabilità delle soluzioni che propone. Questo dialogo è stato condotto per circa 3 mesi. Voi questa è cronaca, lo sapete, e io amo spesso ricordare che forse nessuna riforma come quella del mercato del lavoro tocca veramente gli interessi diffusi nella società, e cioè nelle famiglie, nelle imprese, nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione, ovunque sono toccati dalla riforma del mercato del lavoro gli interessi. E sarebbe bello avere un mondo nel quale questi interessi convergono e portano a una visione condivisa, ma non è sempre così e non è stato così neppure in questa occasione. Nelle occasioni di confronti io mi sono spesso ritrovata con punti di vista, se non diametralmente opposti, abbastanza divergenti tra quello che era espressione del sindacato e quello che invece era espressione delle associazioni di datori di lavoro, e non soltanto Confindustria, ma anche le altre associazioni. È vero che non abbiamo in termini di rappresentanza sentito tutti, abbiamo sentito le organizzazioni più significative, però è anche vero che, per esempio, tutte le volte che il ministro è stato richiesto di un incontro, ha sempre aperto gli uffici del Ministero a questi incontri. Quindi noi abbiamo cercato di ascoltare, ma abbiamo constatato una contrapposizione di interessi che forse proprio la crisi nella quale stiamo vivendo in maniera molto difficile rende più acuta, rende più drammatica, non attenua, ma in qualche modo esaspera. E quindi il compito del governo è stato quello di cercare una sintesi, non un compromesso, lo voglio dire in maniera molto esplicita, non un compromesso ma una sintesi tra visioni non convergenti nell'interesse, l'ho detto prima, nell'interesse del paese tutto, nell'interesse e in un interesse che va anche al di là della crisi presente. Perché la riforma non è fatta per superare la recessione, ma è fatta per traghettare il Paese attraverso la recessione verso un sentiero che sia nuovamente un sentiero di crescita. E ho detto anche varie volte che, dovendo sintetizzare le caratteristiche di questa riforma del mercato del lavoro, se c'è naturale preferisco, grazie, di questa riforma del mercato del lavoro io ne privilegio 2. È una riforma che tende a costruire un mercato del lavoro inclusivo e dinamico. Mercato del lavoro inclusivo che noi siamo un mercato del lavoro segmentato è un dato di fatto. Cosa vuol dire segmentato? Vuol dire che ci sono diversi segmenti del mercato del lavoro che dialogano poco tra di loro e ci sono diversi gradi di protezione e di tutela per i segmenti, diversi gradi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro con la precarietà e l'assenza di tutela
che si concentrano su segmenti particolari che sono i giovani e le donne. Questo è, e anche i lavoratori anziani, questo va anche ricordato, detto. Un mercato del lavoro inclusivo, quindi un mercato del lavoro che tende a includere, dando opportunità di lavoro, anche i settori che sono al margine o completamente esclusi. L'altro aggettivo è dinamico, e il mercato dinamico, l'ho detto varie volte anche, è un mercato che valorizza le professionalità, che riduce i tempi della transizione tra la scuola e il lavoro o tra la non occupazione e l'occupazione. Questo è un elemento importante che non determina perdita di capitale umano delle persone, tenendole in uno stato di assistenza, chiamiamola, troppo a lungo e determinando in queste persone una perdita di occupabilità. Quindi un mercato dinamico è un mercato che si prende cura dell'occupabilità delle persone e cerca di fare in modo che le persone abbiano sempre un capitale umano, una formazione spendibile sul mercato. Voi direte: queste sono belle parole, come abbiamo fatto a cercare di declinare questa inclusione e questo dinamismo del mercato? La riforma è molto complessa e non ho difficoltà a dire che ciascuno ha cercato di vedere un pochino più quello che era di diretta attinenza alle cose che preferiva e vedere meno la parte che invece andava più incontro ad esigenze diverse o espresse da altre parti. La complessità, Marco diceva prima tre punti, io ne aggiungo un quarto che è veramente fondamentale. Il primo, l'abbiamo detto, è la flessibilità in entrata. Noi abbiamo in Italia molta flessibilità. Questa flessibilità però non è stata compatibile, certamente è stata introdotta per molte buone ragioni, per molti buoni obiettivi, e noi dobbiamo essere grati alle intuizioni e alla conoscenza e agli approfondimenti di Marco Biagi per quello che ha fatto in termini di flessibilità del mercato del lavoro. Ma Marco Biagi non è responsabile dell'uso, non proprio diciamo corrispondente agli obiettivi che lui stesso si poneva, della flessibilità nel mercato del lavoro. E in qualche caso questa flessibilità si è tradotta in precarietà e quindi si è trasformata in un qualcosa che, anziché aiutare il lavoratore e esaltare la professionalità dello stesso lavoratore, la professionalità e la produttività dello stesso lavoratore, ha finito col mortificarne le ambizioni, le competenze, le conoscenze, le aspirazioni per il futuro. Questo ha riguardato in modo particolare esattamente i giovani e le donne. Questa correzione alla flessibilità non è voluta, lo dico in maniera aperta, contro le imprese. Un ministro del lavoro non può operare contro le imprese, perché è dalle imprese che viene il lavoro, ma è fatta per ridurre le occasioni di uso un po', diciamo, non conforme agli obiettivi di cui parlavo prima, delle forme contrattuali flessibili. Quindi noi abbiamo voluto dire: la flessibilità è cosa buona, si paga pochino, ma l'obiettivo vero deve essere una maggiore stabilizzazione del contratto di lavoro, e quindi l'attrattore vero nell'ambito delle forme contrattuali deve essere, e noi abbiamo cercato di fare in modo che sia, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quello deve essere l'attrattore, non è il contratto unico, ma è il contratto che deve diventare prevalente. Ma è un contratto quindi che è circondato da forme contrattuali flessibili e di buona flessibilità, e che è caratterizzato, e questo arriva al secondo punto della riforma,
da una non ingessatura. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere troppo ingessato se vogliamo superare quelle segmentazioni dalle quali sono partita per avere un mercato più inclusivo. La segmentazione maggiore, voi lo sapete, è quella che riguarda l'impossibilità di, la grande difficoltà di risolvere un rapporto di lavoro anche per cause economiche e disciplinari, in presenza di una giurisprudenza che tende a reinserire il lavoratore al suo posto di lavoro. Noi abbiamo mantenuto l'articolo 18 pienamente per i motivi discriminatori, ne abbiamo ridotto la portata non al fine di facilitare i licenziamenti, ma al fine di rendere meno ingessato quel contratto che vogliamo diventi prevalente, cioè il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questo è il motivo, è un motivo buono. Non è un togliere una protezione e cercare di aumentare le opportunità di includere nel mercato anche quelli che ne sono esclusi per la paura dell'imprenditore di trovarsi poi eccessivamente rigido nei rapporti di lavoro. Questa è la seconda parte che riguarda la flessibilità in uscita. C'è una terza parte che viene in genere poco letta e che io ritengo sia invece molto importante e che potrà determinare un vero cambiamento del nostro mercato del lavoro, ed è la parte di cambiamento sugli ammortizzatori sociali. Qui noi dobbiamo renderci conto che le pratiche del passato, anche qui magari per ragioni buone, nessuno vuole fare il processo alle intenzioni, ma le istituzioni cambiano, cambiano anche i mercati e bisogna adattarsi alle nuove realtà. Allora la situazione tipica era di un attaccamento forte del singolo lavoratore al singolo posto di lavoro attraverso una successione di tutele del reddito che andavano dalla cassa integrazione ordinaria a quella straordinaria alla mobilità, con percorsi che duravano anche 6-7 anni, a fronte dei quali non era chiesto né al lavoratore di attivarsi per trovare un'altra occupazione, né alle istituzioni pubbliche di favorire quest'altra occupazione cercando di mantenere viva l'occupabilità del lavoratore. Lasciatemi dire che questo tipo di disegno degli ammortizzatori sociali corrisponde a un spreco sociale di risorse non piccolo. Il modo in cui abbiamo cambiato è forte, è rispondente ai criteri che altri paesi hanno ed è un modo che valorizza la professionalità e l'occupabilità delle persone. Noi ti aiutiamo se sei disoccupato, ma chiediamo che tu ti attivi e ti aiutiamo a essere attivo sul mercato in modo che tu, ecco qui l'elemento dinamico, possa presto trovare un nuovo posto di lavoro, una nuova occupazione. Questo è il terzo punto. Per fare sì che questo non sia soltanto una bella frase, non sia soltanto una bella espressione, occorre però cambiare lo stato delle politiche attive e dei servizi per il lavoro nel nostro paese. Siamo in una regione che funziona bene in generale. Io ho visitato molti centri per l'impiego, devo dire che in alcuni casi le cose funzionano sicuramente a livello europeo, ma in altri noi dobbiamo veramente lamentare l'assenza di adeguati servizi per il lavoro che siano in grado di accompagnare le persone verso nuove occasioni di lavoro quando ne hanno persa una.
perché noi non dobbiamo limitarci a irrigidire quel particolare rapporto, ma come ho detto prima dobbiamo dire noi ti assistiamo nella ricerca di un posto di lavoro con formazione, con politiche di attivazione e non meramente con politiche di trasferimento di sostegno al reddito che possono essere, come ho detto prima, che possono avere conseguenze negative per l'occupabilità delle persone. Qui, dicevamo prima, il raccordo con le regioni è fondamentale, perché qui le regioni hanno una loro autonomia, hanno compiti che sono loro attribuiti e allora è importante che ci sia una collaborazione molto stretta tra lo Stato centrale che può fissare degli standard e quello che invece possono, debbono fare le autorità locali che debbono tradurre in buone pratiche questi standard in modo da aiutare veramente i lavoratori a passare dallo stato di studente allo stato di lavoratore o passare dallo stato di disoccupato allo stato di lavoratore. Questo è quello che noi abbiamo, sono le quattro parti della nostra riforma del mercato del lavoro. Però è anche vero una cosa, io ho detto prima, secondo me la riforma realizza un buon equilibrio, non è un cattivo compromesso. Io rifiuto in maniera categorica la lettura di chi vuole vedere in questa riforma un cattivo compromesso tra le domande da parte sindacale e quelle da parte datoriale. Questo è un buon equilibrio realizzato nell'interesse del futuro e soprattutto delle giovani generazioni. Però è vero questo, che nessuna buona riforma può dare frutti se non contribuisce a cambiare le mentalità, i comportamenti, gli orientamenti delle persone e delle istituzioni, così lavoratori come imprese, come datori di lavoro. Per questo noi non pensiamo che la riforma, una volta scritta, permetta di dire che il lavoro è stato realizzato. Assolutamente no. Questa riforma è fatta secondo uno spirito molto pragmatico, che apre la possibilità di una seria, e dico seria, osservazione dell'implementazione delle norme, cioè un monitoraggio che deve vedere che cosa le varie norme realizzano e mettersi nell'ottica di, senza il bisogno di richiedere una nuova riforma che cambi tutto, di calibrare le diverse norme là dove debbano o possano presentare risultati inferiori alle attese. È un metodo che in altri paesi, un metodo per realizzare le riforme, che in altri paesi è molto seguito e che da noi è meno, è invece più sacrificato al desiderio ogni volta di costruire da capo partendo con una nuova riforma. Noi dobbiamo dire questa riforma è fatta, come ho detto prima, è ad ampio raggio, vediamo che nelle sue diverse parti funziona, se c'è qualcosa dove non funziona dobbiamo avere l'atteggiamento pragmatico di dire si cambia lì, si può calibrare a qualcosa che non era noto prima o a qualche comportamento che non è seguito, che non ha fatto seguito ai desideri della riforma stessa. Che tipo di risultati possiamo aspettarci? L'obiettivo, guardate, è molto semplice. L'obiettivo è di aumentare anzitutto la produttività del nostro lavoro. Il lavoro più produttivo è un lavoro che permette livelli salariali migliori, perché è solo dalla produttività che si possono avere aumenti salariali sostenibili nel tempo, che non causino inflazione, che non creino nuove conseguenze negative. Ma è anche dalla produttività e dall'aumento della produttività che si può sperare di vincere la concorrenza.
La competizione tra imprese non si vince al ribasso andando su costi sempre più bassi, ma si vince sulla qualità dei nostri prodotti, e l'industria italiana è forte per la sua capacità di creare qualità, e dobbiamo recuperare questa capacità della nostra industria manifatturiera e anche affermare nuove vocazioni nel settore dei servizi, dove tendiamo a essere ancora forse non proprio ai livelli produttivi che potremmo permetterci. La produttività quindi è l'obiettivo, ma insieme alla produttività, che è la condizione essenziale per fare crescita, perché nessuna crescita nel nostro paese può venire dalla demografia, la crescita viene dall'aumento della produttività ed è questo a cui noi dobbiamo tendere. La produttività viene da rapporti di lavoro più stabili e migliori, non ingessati, ma più stabili e migliori. Questo è un punto molto importante. La seconda questione però è che noi abbiamo un tasso di disoccupazione strutturale troppo alto e noi dobbiamo ridurre stabilmente il nostro tasso di disoccupazione e aumentare la partecipazione e l'occupazione di segmenti come quello femminile, tradizionalmente sacrificati, ancora troppo sacrificati in questo paese. Quindi noi vogliamo un lavoro maggiore in quantità e più produttivo e migliore in qualità. Questo noi crediamo siano gli obiettivi che noi dobbiamo proporci di verificare nel concreto svolgimento, attuazione e svolgimento della riforma, e quindi vuol dire che una volta che la riforma sarà approvata, e lasciatemi fare ancora l'auspicio che lo sia presto, che questa riforma noi dobbiamo prepararci ad attuarla giorno per giorno concretamente sul mercato, e quindi non pensare che il lavoro sia terminato con l'approvazione della riforma, ma che invece cominci da parte di tutti un nuovo impegno. Grazie.